Nel 62 a.C. Pompeo sbarcò a Brindisi e dopo essersi ricoperto di gloria per meriti militari, era sua ferma intenzione chiedere terre da distribuire ai propri veterani, poiché la sconfitta di Mitridate e la conseguenziale riorganizzazione di tutto l'Oriente avevano notevolmente ampliato la disponibilità terriera. Gli avversari politici di Pompeo non sembravano essere favorevoli a tale richiesta e tra costoro spiccavano in modo particolare Lucullo, appartenente alla famiglia dei Metelli, e Catone, futuro uticense. Pompeo si sentì insomma così umiliato dall'atteggiamento dei suoi concittadini privi di riconoscenza nei confronti dei servigi da lui resi a Roma che strategicamente finì per ripiegare sull'uomo più ricco e potente dell'urbe, vale a dire Marco Licinio Crasso. Della stessa idea sembrò essere la nuova compagnia di Crasso, un altro scaltro giovane romano alla ricerca di favori e carriera politica, cioè l'emergente Caio Giulio Cesare, già distintosi per valore e strategia militare sul campo di battaglia nel 65 a.C., sedando una ribellione in Spagna. Plutarco, nella Vita di Cesare, ci dice addirittura di come l'ambizione di Cesare gli fosse quasi costata la vita da giovanissimo, sotto Silla, tutto considerato che quella stessa ambizione lo aveva portato a imparentarsi tra l'altro con Mario, acerrimo nemico di Silla. Pare che quando Cesare era poco più che un adolescente, venne nominato per un ufficio sacerdotale e Silla naturalmente non perse occasioni di opporsi con fermezza, addirittura convinto che la cosa migliore da fare fosse addirittura eliminarlo. Quando i suoi seguaci gli fecero presente che non valeva proprio la pena uccidere un ragazzino, Silla rispose che forse loro vedevano in quel giovane soltanto un ragazzino, ma che questi si era accorto molto bene di quanti mari si nascondessero in Cesare. Altre fonti raccontano invece che Silla avesse chiesto a Cesare di ripudiare la moglie Cornelia, figlia del Mariano Cinna, e che Cesare non volle farlo, sgarbo che Silla si legò al dito, perseguitando accanitamente Cesare, anche se alla fine i seguaci sillani convinsero Silla a cedere. I tre, Cesare, Pompeo e Crasso, con la scusa di fare fronte comune, poiché ognuno di loro aveva un obiettivo preciso, decisero di unirsi politicamente in via privata, dando ufficiosamente vita ad una coalizione triadica per meglio controllare l'operato del Senato. Le aspirazioni dei tre uomini possono essere così sintetizzate. Cesare voleva il consolato, Pompeo terre per i veterani e Crasso vantaggi per i cavalieri e per gli appaltatori ai quali era legato e il cui appoggio gli faceva sicuramente comodo. Venne così stipulato il cosiddetto primo triumvirato, nonostante molti storici ritengano che il termine primo triumvirato sia improprio, giacché il vero primo triumvirato fu quello di Antonio, Ottaviano e Lepido, vale a dire la prima magistratura a tre, concreta e legittima, a differenza di quello cesariano, che fu solo un'associazione fra privati cittadini. Appiano, Svetonio, Plutarco e addirittura Varrone, in una sua satira intitolata Tricaranon, Tricipite o Mostro a tre teste, ci offrono testimonianza di tale primo triumvirato. Plutarco ricorda di come Catone, futuro uticense, avesse intuito a pelle che i tre uomini si fossero messi insieme solo per distruggere l'aristocrazia, ma nonostante la fulminea intuizione, Catone fu dapprima rimproverato per essere scorbutico e attaccabrighe, ma dopo, quando i fatti gli diedero pienamente ragione, i suoi detrattori si corressero prontamente e lo chiamarono consigliere, avveduto ma poco fortunato. L'accordo fra i tre era ormai concluso e per sancire ulteriormente l'alleanza, Cesare diede perfino in sposa la figlia Giulia a Pompeo, il quale, essendo molto più grande di lei, da subito si sentì legato alla giovane donna da un profondo e sincero affetto.
L'alleanza diede presto i suoi frutti e Cesare fu eletto console nel 59 a.C. È innegabile pertanto che Cesare fosse un uomo ambizioso e scaltro e che soprattutto possedesse ottime capacità oratorie. Famoso per i suoi commentari, in pochi ricordano che Cesare fu anche l'autore di un trattato di lingua latina, il De Analogia, oggi perduto, scritto che suggerisce tra l'altro l'alto grado di padronanza nell'utilizzo delle parole da parte di Cesare, cosa che spiegherebbe dunque la sua notevole abilità nel saper selezionare e sapersi relazionare ad ogni tipo di pubblico. Fatto sta che dai discorsi di Cesare rimase profondamente colpito il giovane Marco Giunio Bruto, futuro cesaricida, figlio dell'amante storica di Cesare, Servilia, ma poi adottato da Cesare come figlio proprio e suo pupillo. Da console, Cesare fece approvare come prima cosa la distribuzione delle terre ai veterani di Pompeo e tutto l'agro pubblico ne risultò coinvolto, tranne la Campania e alcune terre di privati, ma in un secondo momento anche l'agro campano venne annesso e vi si insediarono famiglie di nullatenenti. Inoltre, ogni singola decisione assunta da Pompeo in Oriente fu ratificata e, come voleva Crasso, il canone d'appalto delle imposte nelle province d'Asia subì una riduzione pari a un terzo. Cesare proseguì poi con l'approvazione della Lex Iulia de Repetundis per i processi di concussione, legge che mirava a migliorare e ampliare la precedente legislazione in materia, e altro importante provvedimento fu sicuramente la pubblicazione dei verbali delle assemblee senatorie e popolari. A completamento dei successi cesariani, verso la fine del suo consolato, un tribuno della plebe filocesariano di nome Publio Vatinio pose al voto un provvedimento volto ad attribuire a Cesare per 5 anni il proconsolato della Gallia Cisalpina e dell'Illirico, con disponibilità di 3 legioni e il diritto di nominare i propri legati e fondare colonie. La cosa tra l'altro non finì qui. Resosi da poco vacante il governo della Gallia Narbonense, che era divenuta provincia romana nel 121 a.C., con il nome originario di Gallia Transalpina, anche questa Gallia, su proposta di Pompeo, si aggiunse alle competenze di Cesare con una 4ª legione. Prima di partire per la Gallia, Cesare, insieme ai suoi collaboratori, volle lasciare una spina nel fianco ai senatori ostili, appoggiando la candidatura al tribunato della plebe di un tale Publio Clodio Pulcro, un ex patrizio della gens Claudia, che senza alcuna speranza di carriera politica riservata al suo rango, si era fatto adottare da una famiglia plebea per potersi presentare al tribunato, cambiando il suo nome da Claudio in Clodio. La chiusura del dittongo au in o è difatti tipico di un latino subalterno rispetto al latino urbano, a riprova da parte di Clodio del suo supporto totale a favore dei populares. Una volta eletto tribuno, Clodio fece approvare una nutrita serie di leggi in merito alle seguenti materie: il potere dei censori di espellere dal Senato i membri ritenuti indegni fu decisamente limitato, perché prima di dichiarare indegna una persona, l'interessato avrebbe dovuto esercitare il diritto di difendersi. Nessun magistrato, a parte auguri e tribuni, avrebbe mai potuto interrompere assemblee pubbliche adducendo la scusa di presagi sfavorevoli. Furono ripristinati i collegia, associazioni private a scopo religioso e di mutuo soccorso, che il Senato aveva però soppresso nel 64 a.C. perché ritenute pericolose per la mobilitazione delle masse urbane. Infatti è inutile precisare che Clodio fu a tal riguardo molto abile nel trasformare tali associazioni da gruppi aggregati a scopo religioso a bande armate sul modello picchiatori. Vennero introdotte le distribuzioni frumentarie gratuite per i ceti disagiati, precedentemente distribuite a prezzo politico,
decisione che comportò un esponenziale moltiplicarsi di beneficiari in conseguenza delle varie immigrazioni verso la città. E infine fu comminato l'esilio per tutti coloro che avessero condannato a morte un cittadino romano senza ricorrere alla provocatio ad populum. Quest'ultimo provvedimento ebbe valore retroattivo e così, con un solo colpo, scaltramente, i populares si liberarono da un lato del fastidioso Cicerone esiliato a Tessalonica e dall'altro, con la scusa di un incarico politico, inviarono a Cipro Catone il Giovane affinché rivendicasse il possesso dell'isola da parte dei Romani. La trattativa si concluse con il suicidio di Tolomeo, re di Cipro, e l'isola fu subito aggregata alla provincia romana di Cilicia. Quando Cesare, dopo una lunga traversata, arrivò in Gallia, apprese che nelle province a nord della Gallia Narbonense una migrazione di Elvezi, provenienti dall'attuale Svizzera, si muoveva verso occidente, minacciando i territori dei pacifici Edui, popolo dedito all'agricoltura, alla tessitura e all'educazione dei figli, costituendo pertanto un grave pericolo per la provincia narbonense stessa. Per legge, Roma non aveva il diritto di intervenire in territori non inclusi nella sua giurisdizione politico-militare, ma se un'orda barbarica minacciava territori romani, l'esercito poteva e doveva agire. Cesare giustificò infatti l'intervento militare sostenendo che la migrazione avrebbe spinto gli Elvezi nel territorio della Gallia Narbonense, provocando altresì un'insurrezione potenzialmente pericolosa degli allobrogi che abitavano proprio la provincia narbonense, e di conseguenza l'abbandono delle terre elvetiche avrebbe costretto i Germani a occupare quei territori. Sulla base di tale ragionamento, Cesare ritenne dunque giusto attaccare gli Elvezi e, malgrado le ingenti perdite, riuscì a scacciarli dal territorio degli Edui e a sconfiggerli a Bibracte. Nel 58 a.C. cominciava così la lunga conquista della Gallia da parte di Cesare. Contemporaneamente però, un'altra tribù germanica, stanziata oltre il Reno, gli Svevi, guidati dal terribile re Ariovisto, aveva oltrepassato il fiume, alleandosi con i Sequani, confinanti e rivali degli Edui. Sconfitti gli Edui, Ariovisto stanziò i suoi uomini in una porzione di territorio appartenente ai Sequani, l'attuale Alsazia, evento che convinse gli Edui a chiedere aiuto a Roma, per far sì che Ariovisto se ne tornasse da dove era venuto. Dopo una serie di trattative amichevoli e la possibile attribuzione, anche per Ariovisto, del titolo di re amico del popolo romano, fallito ogni tentativo di ritirata degli Svevi, Cesare avanzò verso Vesonzio, l'attuale Besançon, capitale dei Sequani, e affrontò il re in battaglia, sconfiggendolo a Mulhouse, nell'Alsazia superiore, e costringendolo infine a ripassare il Reno nel 58 a.C. Conclusa la campagna, Cesare tornò in Cisalpina, ma per stare tranquillo lasciò un presidio a Vesonzio per tutto l'inverno. I Belgi però, infastiditi dalla presenza romana, insorsero nel 57 a.C. Cesare riuscì tuttavia a sedare la rivolta, impossessandosi delle loro piazze forti, per poi ridurre alla resa le tribù meridionali e poi quelle settentrionali capeggiate dai Nervi. Sull'altro fronte, un fidato legato cesariano, Publio Licinio Crasso, figlio di Marco, si spinse in Normandia, sottomettendo numerose tribù dalla Normandia stessa alla Bretagna e decretando un positivo bilancio delle campagne galliche, che andò naturalmente a favore di Cesare. Il suo coraggio militare e la sua strategia bellica, che gli faceva cambiare tattica a seconda del tipo di combattimento, aggiunti al suo carisma di condottiero, gli valsero da parte dei soldati una vera e propria adorazione, considerando che la vittoria cesariana era comunque alquanto facilitata dalla mancata unità delle tribù galliche, che non si riconoscevano in un'etnia ben precisa.
alla fine del 57 a.C., Cesare dichiarò al Senato che la Gallia era pacificata, nonostante circa la metà del territorio non fosse mai stata visitata da truppe romane. La notizia fu accolta con manifestazioni di enorme entusiasmo popolare, anche perché le descrizioni da Cesare condivise riguardo popoli tanto diversi dai romani suscitavano grande interesse. Roma festeggiò così con cerimonie di ringraziamento agli dèi per circa 15 giorni e del trionfo cesariano troviamo perfino un accenno in un'orazione di Cicerone sulle province consolari, il De Provinciis Consularibus, in cui la posizione dell'oratore sembra essere a favore di Cesare. Il periodo di composizione dell'orazione coincide però con la ben nota fase di avvicinamento del senatore di Arpino ai triumviri, avvicinamento di pura facciata, dato che fu Pompeo ad intercedere effettivamente per il ritorno di Cicerone a Roma. Terminato l'anno del tribunato, Clodio era tornato un privato cittadino, ma questo non lo aveva fermato dal perseverare nell'utilizzo delle sue bande di polizia ausiliaria. I senatori non ne potevano più e, desiderando il rientro di Cicerone a Roma, pensarono di accordarsi con il tribuno Tito Annio Milone, acerrimo nemico di Clodio, che comunque, per quanto lo odiasse, era fatto della sua stessa pasta e usava praticamente gli stessi metodi. Uno dei bersagli preferiti di Clodio era diventato proprio Pompeo, che ben presto si pentì di non aver fatto nulla per impedire l'esilio di Cicerone, tanto che, per riparare al danno, si prodigò con ogni suo mezzo per far tornare a Roma il senatore di Arpino, riuscendovi finalmente nel 57 a.C. Pompeo, in un certo senso, era finito prigioniero della sua stessa fama. Aveva paura di esporsi da un lato, perché un eventuale fallimento gli sarebbe costato scherni e sberleffi da parte di Clodio, ma il non fare nulla, dall'altro, significava spianare la strada a Cesare, che dopo la prima campagna gallica era in rapida ascesa. Pompeo pensò dunque di richiamare Cicerone, di modo che l'Arpinate potesse poi contraccambiare il favore, e in effetti Cicerone appoggiò Pompeo nell'ottenere l'antico incarico relativo alla cura Annone, ossia l'approvvigionamento cittadino di grano, mandato resosi necessario, considerando che nell'ultimo secolo la popolazione di Roma era raddoppiata e la città aveva bisogno di una maggiore quantità di viveri. Pompeo, alla fine, svolse magistralmente il suo incarico e ciò gli conferì larga popolarità. Contro Cesare venne invece chiesta la revoca della legge sull'agro campano e uno dei candidati al consolato del 55 a.C., Lucio Domizio Eno Barbo, affermò inoltre che se fosse stato eletto console avrebbe revocato a Cesare anche il proconsolato in Gallia. A questo punto il triumvirato vacillava e Cesare decise di incontrarsi prima con Crasso a Ravenna e poi a Lucca con Crasso e Pompeo insieme per consolidare l'accordo nei termini seguenti. Cesare avrebbe avuto per altri 5 anni il comando in Gallia con un aumento da 3 a 10 legioni. Pompeo e Crasso sarebbero stati i consoli per l'anno 55 a.C. e infine, dopo il consolato, Pompeo e Crasso avrebbero avuto per 5 anni, rispettivamente, Pompeo la reggenza delle due Spagne, che avrebbe poi fatto amministrare da 2 legati, e Crasso la Siria. L'accordo andò in porto e Plutarco riferisce che una volta rinforzato il triumvirato, malgrado molti uomini in quell'anno fossero disponibili a candidarsi al consolato, nel momento in cui videro che i 3 facevano di nuovo squadra, ci rinunciarono. Chiarito ciò, Cesare partì per un'altra campagna gallica, trovando la Bretagna in aperta rivolta nell'anno 55 a.C. Giunto sul posto, Cesare fece così costruire sulla Loira un'armata di battelli piccoli e leggeri, grazie all'ingegno del suo legato Decimo Bruto, che utilizzò pali con uncini taglienti all'estremità
per recidere di netto le sartie delle imbarcazioni nemiche, trappola che ne avrebbe facilitato l'abbordaggio. I poderosi vascelli oceanici dei nemici dovettero così capitolare e ciò si tradusse in un'altra vittoria per Cesare, autorizzandolo poi a rivolgere l'attenzione sul fronte renano, dove Usipeti e Tencteri, varcato il fiume, si erano dati a scorrerie nel territorio dei Treveri. Cesare ordinò allora la costruzione di un ponte di barche alla confluenza tra il fiume Mosella e il Reno e con tale stratagemma annientò i ribelli nel 55 a.C., compiendo nello stesso anno un'incursione esplorativa in Britannia. Nel 54 a.C. Cesare intraprese inoltre una vera e propria ulteriore campagna in Britannia, portandosi dietro ben 5 legioni e spingendosi fino al Tamigi, dove sottomise molte popolazioni costiere, ma la sua impresa fu purtroppo interrotta da nuovi disordini in Gallia che riportarono Cesare sul fronte renano. La Gallia centro-occidentale era difatti finita sotto la guida di Vercingetorige, re degli Averni, che a Cenabum, attuale Orléans, aveva sterminato romani e italici residenti nel territorio. La sollevazione si estese ben presto a tutta l'area compresa tra Loira e Garonna e allora Cesare, dalla Cisalpina, dovette precipitarsi in Avernia, dove pose d'assedio Gergovia. L'esiguità delle forze a disposizione di Cesare non gli permisero di andare oltre, data anche la defezione degli Edui, e fu così che il generale romano a questo punto raggiunse i territori del nord, dove ebbe modo, se non altro, di congiungersi alle armate del suo legato Tito Labieno, che aveva sconfitto varie tribù insorte nei pressi di Lutezia, l'attuale Parigi. Insieme diedero la caccia a Vercingetorige, che si rinchiuse ad Alesia in attesa di rinforzi. Cesare rispose al nemico facendo costruire due poderose linee di fortificazione lungo la città, una interna per bloccare gli assediati e una esterna per sostenere gli assalti degli alleati gallici di Vercingetorige. Dopo un lunghissimo assedio, Vercingetorige si arrese e venne fatto prigioniero da Cesare per essere poi inviato a Roma, dove sfilò davanti al carro trionfale di Cesare per essere decapitato in un secondo momento ai piedi del Campidoglio. Vinti gli ultimi focolai di resistenza nel 51 a.C., Cesare, senza attendere istruzioni dal Senato, diede il primo ordinamento della nuova provincia, la Gallia Cumata. Tremendo fu il bilancio dei morti, quasi 1 milione di vittime, e c'è chi parlò addirittura di genocidio e di crimini contro l'umanità, come nota Plinio il Vecchio, mostruosità che portarono di fatto al solo e personale arricchimento del patrimonio di Cesare. Crasso, nel frattempo, giunto nella provincia a lui assegnata, la Siria, si fece coinvolgere in una contesa dinastica in atto nel regno dei Parti. Dopo la morte di Frate II,
sorse una specie di alterco relativo alla successione dinastica tra i figli Orode e Mitridate. Avendo scelto di supportare Mitridate, quando divenne re il fratello Orode, Crasso nutrì la speranza di potersi distinguere a sua volta in una campagna militare come era stato per Cesare e Pompeo, nonostante non sia da escludersi che i vantaggi economici, nel caso di Crasso, affiancassero quelli onorifici, aspetto puntualizzato anche dallo storico Appiano. Crasso varcò dunque l'Eufrate, spingendosi in Mesopotamia senza troppi problemi. Nel 53 a.C., insieme al figlio Publio, invece di invadere il paese da nord, decise di attraversare le steppe mesopotamiche, non curante del caloroso consiglio dispensato dal re d'Armenia, il quale aveva più volte esortato Crasso ad evitare uno scontro con i parti, poiché poco pratico del luogo e delle tecniche di combattimento di questo popolo, con particolare riferimento alla tipica cavalleria corazzata partica. Crasso fece di testa sua e scelse di proseguire per eguagliare Pompeo e Cesare in gloria militare, e i parti puntualmente non tardarono a tendergli un agguato che lo colse totalmente impreparato. A Carre, Crasso cadde sul campo di battaglia insieme al figlio e fu una sconfitta atroce e vergognosa per Roma, con gravissime perdite non soltanto umane, considerando che le aquile e 7 legioni furono catturate dai parti, mentre la provincia di Siria subiva continue minacce. Il triunvirato, con la morte di Crasso, di fatto volse al capolinea.